Qualche giorno fa sono stata invitata dalla libreria Rizzoli della Galleria Duomo di Milano in qualità di nota naturopata, esperta di alimentazione naturale, per parlare del vino, o meglio, dei benefici che il vino apporta alla nostra salute. Ed è risultato un discorso molto interessante, ha avuto molto seguito. È stato un bellissimo evento, le persone erano molto interessate e allora oggi ne parlo anche a voi. Concludo le mie consulenze di nutrizione. Chiedo: è tutto chiaro? Ha capito bene? È contento? Mi sento rispondere: sì, benissimo. E poi quasi con imbarazzo: ma il vino? Posso berlo? Secondo voi cosa rispondo? Sì o no? Rispondo no come abitudine smodata e sì con consapevolezza. O meglio, si può bere il vino, ma come un integratore. Mi piace considerare il vino come un nutraceutico, cioè un elemento nutrizionale con possibile effetto farmaceutico che dà benefici alla salute. Il vino, insieme al pane e al miele, è uno degli alimenti antichi dell'umanità che ha accompagnato la nostra evoluzione. Il vino è ottenuto dalla fermentazione, una delle prime elaborazioni del cibo che l'uomo ha fatto a favore della conservazione. La fermentazione rende disponibili molte più sostanze rispetto al cibo fresco, nutre la flora batterica, fornisce enzimi, minerali, vitamine e zuccheri sani che nutrono tutto il corpo e il cervello. Per questo, fin dall'antichità, il vino è stato un coadiuvante della salute. Il vino è una soluzione idroalcolica ottenuta dalla fermentazione del mosto d'uva. Contiene oltre 6.000 sostanze tra microelementi e macroelementi, responsabile di numerose azioni benefiche sull'organismo. Oggi si parla tanto del vino, ma si dicono anche cose non corrette. Voi diventate degli esperti guardando questo video. Se considerassimo solo la gradazione alcolica senza l'influenza degli altri elementi, il vino risulterebbe dannoso. Invece la sinergia di componenti lo rende una sostanza sana. L'importante è rispettare le dosi. E qual è la quantità giusta perché il vino non risulti dannoso, ma apporti solo benefici? Attenzione, voglio dire subito che la dose ottimale è di un calice da 100 ml al giorno o un calice a pasto per chi ha più massa corporea. Non di più. Anche l'olio di oliva è buono e fa bene, ma nessuno ne berrebbe mai una bottiglia intera, vero? La giusta dose di vino fornisce al massimo 30 g di alcol e fino a 120 mg di composti polifenolici utili alla salute. Cosa sono i polifenoli? Sono degli antiossidanti, cioè delle sostanze che combattono l'ossidazione, l'infiammazione, l'invecchiamento delle cellule e quindi sostengono la salute. Il vino rosso contiene un famoso polifenolo chiamato resveratrolo. Sicuramente ne avete sentito parlare perché lo mettono anche nei cosmetici per la pelle. Si trova negli acini della buccia dell'uva e ha tantissime proprietà. È benefica contro il colesterolo cattivo, contro l'eccessiva coagulazione del sangue, per la salute cardiovascolare. Sembra che prevenga l'insorgere di tumori all'intestino e combatte l'invecchiamento cellulare. Il vino rosso contiene più resveratrolo, ovviamente se stiamo parlando di un buon vino genuino. Tempo fa si era discusso molto dei solfiti e anch'io cercavo molto vini che non ne contenessero. Poi ho studiato meglio la questione e ho verificato che i solfiti sono un prodotto naturale generato dalla fermentazione alcolica del vino. Quando è emerso che ne venivano aggiunti molti artificialmente, la comunità europea ha stabilito i parametri da non superare. Quindi oggi i solfiti sono presenti a un livello che, sempre se consumati con moderazione, non danneggiano la salute. In ogni caso, se possibile, scegliete un vino biologico e quando lo aprite e lo versate, non bevetelo subito, lasciate che il vino respiri, così parte dell'anidride solforosa evapora a contatto con l'aria. Visto quanti benefici ha il vino buono e per conoscere anche i benefici di tanti altri alimenti che consumate ogni giorno, basta iscriversi al canale con un semplice clic. A questo punto vogliamo rendere il vino un vero integratore? Benissimo, allora faremo i vini medicati. Sono gli
enoliti. E ora vi spiegherò come fare i vostri vini medicati a casa. È facilissimo, ecco 4 ricette per fare gli infusi di vini medicati a casa. Per una pelle sana e luminosa fate il vino agli agrumi. Prendete mezzo litro di vino bianco, aggiungete un quarto di litro di succo di limone, un quarto di litro di succo d'arancia e 30 gocce di tintura madre di bardana. Prendetene un bicchierino al giorno prima di cena. Siccome contiene succo fresco, tenetelo in frigorifero per non più di 10 giorni. Per curare l'insonnia fate il vino di camomilla. Mettete 60 g di fiori di camomilla in un litro di vino bianco. Lasciate macerare per 7 giorni, poi filtrate e bevetene un bicchierino dopo cena. Per le vie respiratorie fate il vino di eucalipto. In questo caso si mescola un litro di vino marsalato con 200 g di foglie di eucalipto. Lasciate riposare per 8 giorni, poi filtrate e bevete un bicchierino due volte al giorno. E infine ecco il vino dimagrante. In mezzo litro di vino rosso mettete 40 gocce di tintura madre di quercia marina, 30 gocce di tintura madre di betulla, 20 gocce di tintura madre di pilosella e 15 g di fiori di marrubio. Lasciate macerare per 10 giorni e poi filtrate tutto. Se ne prende un cucchiaio ogni mattina e un cucchiaio ogni sera prima dei pasti. L'effetto è drenante e sgonfiante. Allora, ricapitolando, oltre ai vini medicati, per usare il vino come integratore è meglio scegliere un vino rosso di buona qualità, berne un bicchiere da 100 ml al giorno o massimo due volte durante i pasti. Evitiamo l'uso improprio, riappropriamoci delle sue virtù curative e rimettiamo il vino al giusto posto. Incredibili queste ricette sugli enoliti, vero? Le trovate sul mio sito, nell'indirizzo riportato nell'info box qui sotto, insieme a tante altre ricette. E come sempre lasciatemi i vostri commenti e le vostre domande e parlatemi della vostra esperienza nei commenti qui sotto. Mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale, naturalmente.